Eccoci. Le telecamere, tra l'altro, si vedono bene. La tua si vede un po' sgranata, onestamente. No, come posizionamento, dicevo. Sì, l'ho sistemata mentre parlavate di Ok. JoJo. Ok. Ciao a tutti! Ogni video non può iniziare senza io che parlo di ciao a tutti. Che dico ciao a tutti. E senza che io parlo del fatto che, boh, abbiamo tutti gli occhiali. È una cosa che dico ovviamente in ogni video. Ma saltiamo i convenevoli e partiamo con questa sessione in cui purtroppo non c'è Fabio perché l'universo non vuole che giochi con noi. No, ha avuto Per una darvi serie di un'idea, sfortunati eventi. sono 2 settimane e mezzo che non tocchiamo questa campagna e ci sono io che sto schiumando dalla bocca. Quindi abbiamo deciso di fare qualcosina in preparazione della prossima sessione. Visto che sono stato rimproverato perché a quanto pare dico a tutti anche i cazzi di Nicola. Evito di dire a tutti anche i cazzi di Fabio. Sì, soprattutto perché i suoi E sono più seri di sono quelli. più personali anche. Vabbè. Ciao Nicola, comunque, se guardi questo video. Ciao anche tutti gli altri. Ormai abbiamo una fan base così grande No, da ma non poter elencare tutte le persone, centinaia di persone che ci mandano messaggi ogni singolo giorno. chiuditi! Merda, e mi è pure scomparso il mouse. Che bello. Ho aperto iTunes e a causa di OBS non vedo il mouse. Se voi non lo E sono sapete, scomparse Penati le sta litigando telecamere. con Ma tutto nel porca suo computer puttana. perché non gli funziona il mouse, non gli funzionano le cuffie, non gli funzionano il microfono, non gli funziona la webcam, Ok. però non vuole comprare niente perché si vuole complicare la Ok, vita. e la webcam ha acceso il sole in faccia, quindi adesso metà della mia faccia è sulla superficie del sole. Quindi nei commenti cercate di spiegargli voi come mai dovrebbe spendere parte dei soldi che se no spenderebbe in fumetti per sistemarsi il computer in modo tale che da non sclerare, da non morire Oh, il mio molto più computer è giovane. a posto, sono i pezzi che si agganciano al computer che Allora, sono il i problema. dispositivi che fanno da tramite Le tra l'essere periferiche. umano e la macchina sono altrettanto importanti, altrimenti una macchina e un essere umano non possono interagire. Non ancora, almeno. Stai dicendo a uno studente di informatica, basta, lo so benissimo. Quale cazzo? Il mouse ti si è rotto. Il Lo mouse. so, è che ho un. Questo mouse tecnicamente era temporaneo, perché in realtà ne ho un altro, ma è senza fili e va a batterie, ma non sono batterie ricaricabili, quindi non voglio utilizzarlo perché sennò si scaricano le batterie. Comprarne uno tipo a 10 euro su Amazon. Ho capito, che rottura di coglioni, È il prezzo però. di Mi un si è rotto fumetto. oggi il mouse, ok? Il mouse si è rotto Ok, va oggi. bene, va È una bene. cosa nuova. Che probabilmente avrà anche settimana prossima. Vabbè, dai, Probabile. iniziamo. Ok. Allora, quindi sì, oggi abbiamo due coperture qua sotto, tutta la linea di sotto è coperta dalle immagini. E se entra Gali, le telecamere se ne andranno a fanculo di nuovo. Ah no, è vero, posso spegnere perché tanto la posizione è la solita, sì, quindi posso semplicemente... però, ok, il mio mouse è comparso. Cioè, questo... No, non Ok, posso farlo, dannazione. ti sposta più in basso, mi Sì, sa, le quindi non telecamere. posso farlo, ok. Però no, se entra Gali non dovrebbe cambiare niente perché sia io che te siamo di sopra, perché le telecamere sono spente, quindi... Allora, in caso chiediamo a Zippo di accendere la sua telecamera e metterci davanti un filtro nero, che così non lo vede nessuno. Sì, più che altro si vedono i nostri nomi. Non so perché. Ok. Sulla telecamera si Vabbè. vedono i nomi. Ah, Accendo la mia telecamera. ho capito quello che intendi dire. Chi se ne frega, lasciali. Ma si vedono anche... No, non accende la Zippo, lascia stare. Non cambia Ora non niente serve. tanto. Non cambia niente. Sì, ma è brutto perché si vede nel riquadro che sono tagliati. Ok, sono scomparse. A posto. Ok, magari c'era sopra il mouse. Esatto, probabilmente era per quello. Vabbè, a E posto. stavano dicendo, finite le lamentele. Oggi faremo un qualcosa un pochettino più wacky, nel senso che volevamo fare qualcosa un pochettino più alla Wrath and Glory, alle sessioni di ascensione, in modo tale da non farci pesare troppo il fatto che non c'è Fabio,
e fare qualcosa di leggermente più separato dal Sì, solito, quindi ci dirigiamo in tre in sezioni pratica diverse. facciamo la stessa cosa che avremmo fatto durante la sessione normale, ma non dovrò dire a Bassa di tagliare corto perché tanto non abbiamo nient'altro da fare. Quindi entrambi i giocatori, però soprattutto Bassa perché è lui quello che parla troppo, potranno fare quello che vogliono nei giorni antecedenti alla. Allora, chi è che sta facendo durare l'introduzione un quarto d'ora? Io o Zippo? Io Io finora sto sentendo soltanto la voce di Zippo. sono io a farla durare un quarto d'ora. E infatti quello che volevo dire 3 minuti fa, ad essere onesti, è iniziamo. E l'ultima volta la sessione si è conclusa con il personaggio di Emmy che tornava al dormitorio e andava a dormire. Non mi ricordo se avevo specificato che in camera trovavi blu o no, non mi ricordo. Forse avevano tagliato prima che arrivasse al dormitorio. Ultima comunicazione di Io. servizio prima dell'inizio della sessione. Volevo far sapere a tutti che è uscita l'appello aggiornata dello slime, lo slime 2.0, quindi recuperatevelo nelle pelli che è nuova. Si chiama letteralmente versione 2.0, l'hai segnato. Scusami, Zippo. Ok. Cosa che stavo dicendo? Io ero stato da Alex, poiché dopo la prova, cose varie successe alla testa, l'ho riaccompagnata a casa nei piani intermedi. Le ho chiesto se potevo rimanere lì perché non avevo voglia di tornare al dormitorio. Non è andata, però un filo su di lei in qualche modo. E niente, sto tornando nel dormitorio e avevo fatto un tiro per sapere se Death Kiss, il tizio che ha quel qualcuno che aveva ammazzato il nostro professore nei piani bassi, nei piani intermedi, non mi ricordo dove era il mio professore, se era a caccia, se mi stava osservando, se stava facendo cose lusche, e tu mi hai detto che no, non stava facendo. Zippo, sei in una qualche posizione diversa rispetto al microfono perché ti sento un po' meno chiaro, cioè non è che c'è fastidio al microfono, ma la tua voce si sente un po' distante, tipo. Adesso È un po' molto meglio. meglio. Ok, perché sono davanti allo schermo. Allora mi Scusami. avvicinerò quando parli. Tipo io quando faccio queste cose mi infilo con tutta la sedia sotto alla scrivania per essere sicuro di essere abbastanza vicino al microfono. Ok. Allora c'è un occhio chiuso. No, vabbè, non stare così vicino per forza. Va bene. E niente, io tornavo al dormitorio, non a casa mia. C'è stata una breve Yes. scenetta in cui i miei Sì, genitori avevano no. preparato la cena, ma fa Sì, niente. soltanto per noi sono passate quasi 3 settimane. Grazie alla programmazione questa cosa uscirà normalmente. Basta, perché c'è un occhio sulla tua? Emoticon, non per Hanno messo gioco. le emoticon che puoi Otto fare come minuti, reazione. 8 minuti per favore, dai. Ok. Bene, quindi Ok. entri nella tua camera. C'è qualcosa di Sì. particolare nella tua stanza di dormitorio? Tu hai di blu tecnicamente. Giusto. Beh, dal lato mio ci saranno vestiti sparsi ovunque. Vediamo un po'. Un ciondolo con un lupo sopra, tipo quello di The Witcher. E te, che io tengo appeso vicino al mio letto. Posto. Il mio microfono E picca comunque, a quanto pare, qua, anche se copro la bocca che parlo. te. Ok, e nient'altro, non ci sono altri tratti caratteristici della mia stanza. C'è blu intanto? Ti sei mutato? Lo Ok, senti? mi stavo soffiando il naso. No, blu non è in No, non camera al c'è. momento. Il suo letto di sopra è perfettamente composto, quindi non è che era in camera e poi è uscita. Quindi lei è ancora fuori. Oh mio Dio, è andata a uccidere qualcuno.
E chiedo io a me stessa. Ho notato che era il tuo sospettato principale già la scorsa volta. Sì, talmente tanto che io l'ho chiesto direttamente, scusa, ma la tua famiglia uccide le persone? Sì, la sua Quindi... risposta era stata qualcosa del tipo, ti farebbe qualche differenza se ti rispondessi sì o no? E poi non ti ha dato una risposta. Cosa Va fai? bene. Allora, quasi quasi vorrei dormire sul suo letto per ripicca perché non è venuta alla festa. Però, ok, facciamo il solito, cioè tiro di oscuro per vedere dov'è lei, perché sono curiosa. E Ok. poi questa è poi dimostra, quindi chi se ne frega. 2 di 6. E te ululare alla luna. Sto ululando alla luna. No, sei all'interno dell'edificio ed è notte. Ok, 2 di 6 meno 1, speriamo che non faccia 9. 5, oh, Yay! Già un punto il mio... esperienza. Buon per te, Oh. che sei quello più Dai, grazie. indietro. Dai che recuperi. Beh, ormai indietro di un punto. Esatto. Ok, io stavo cercando blu, non trovo niente. Allora, com'è che stavi guardando l'abisso in questo caso, visto che ti trovi in un ambiente circoscritto senza poter utilizzare i tuoi sensi amplificati e senza poter ululare alla luna, eccetera? Ok, prendo il mio ciondolo a forma di lupo e me lo agito davanti, tipo ipnotista. Senti la porta della stanza aprirsi e la tua compagna di stanza entra, si ferma sull'uscio e ti dice: che cosa stai facendo? Io sono cosciente. Sì. Sto investigando nei rami inconsci per sapere dove è la mia compagna. Oh, sei arrivata! E te, quindi, non sei in giro ad uccidere le persone? Cioè, voglio dire, pare così importante che devi fare, giusto? Noti che la sua divisa scolastica ha un'enorme macchia rossa di sangue. No, sto scherzando. No. No, lei entra, sembra un po' stranita dal tuo comportamento, si prende un filo su di te. Ok, segnato. E dice: ero uscita, ma senza alcun preciso motivo, quindi ora sono rientrata. Ok, nessun problema. Perché non sei venuta alla festa? Cioè, non, alla fine è una scelta libera, però sai com'è? Tu sei il nostro capitano e ci hai portato alla vittoria, quindi è stato un po' leggermente triste. Vuoi provare a gelarla? Sì, perché devo fare esperienza. Altrimenti puoi farlo più positivo, perché se provi a fare eccitare qualcuno su di lei, in ogni caso è come gelare, però su caldo. Sì, lei non c'è Farlo modo per farla contenta. più positivo. Dire sai, ci sei mancata. Perché In quel caso ti rivesti lei... con caldo, sì. Va bene, tiro su caldo, ma soltanto perché non c'ho voglia di avere blu come nemico. Già io ho dato dell'assassino involontariamente. Wow. Wow, oddio mio. Bene, 10 minuti, 15 minuti e hai recuperato tutti i tiri buoni delle scorse 2 puntate. Ottimo. Oh, cavoli. Ok, Ecco così che la relazione con Blu va a puntare. Prenderà un altro filo su di me o una cosa del genere.
Io farei il nuncio all'abisso, che è sempre divertente. Lei dice: avevo le mie ragioni e non era una cosa in cui la mia partecipazione sarebbe stata necessaria. Dopodiché si avvicina al suo letto, vedi che controlla un attimo se l'hai effettivamente toccato, però non l'avevi fatto ancora, No. e si arrampica lì sopra. Immagino quei pervertiti giapponesi che si mettono a annusare le lenzuola quando non ci sono le No. altre persone in casa. O semplicemente il protagonista di Pokémon Sole e Luna che fa quella stessa cosa. Davvero? Sì. Non l'ho visto. Il Giappone è un paese magnifico. Erano le Hawaii l'ambientazione. Guarda Ma la caso. serie giapponese di Sì. sicuro sarà animata da tizi giapponesi. Quindi. Ah, ecco, sai cosa? E ti chiede, è successo qualcosa di cui sarebbe utile riportarmene l'avvenimento durante quell'uscita? Vediamo un po'. Io ho accompagnato a casa Alex, più che altro perché era talmente tanto. Diciamo che eravamo tutti quanti un po' imbarazzati perché chi che aveva iniziato a ballare, sai che non lo ricordo più. Io, Victor e Gwen. Io, però esatto. Victor era Ma quello che io aveva sono stato quello che ha iniziato. chiesto a tutti di alzarsi e ballare con me. Poiché Victor, va bene, Victor ha chiesto a tutti di alzarsi a ballare, ma tutti quanti in maniera un po' impacciata. Erano sì e no. Anche perché non c'era nessuno che stava ballando, a quanto pare. Gwen ha accettato e si è portata via Victor. E poi io ho portato a casa Alex. Ho parlato un po' con lei, visto che era con me sulla trivella. E niente, nient'altro, non ci sono stati altri problemi che io sappia. Dovessi chiedere, se vuoi chiedere a Victor, probabilmente lui è stato al bar più di me. Penso di essere stato l'ultimo in effetti del gruppo a essersene andato. Cioè io con Gwen. Non penso che abbiamo mai descritto tu che te ne andassi dal pub, Infatti è per quindi sì. quello. Molto bene. E si mette a leggere il suo libro come al solito. Dopo aver detto queste cose, ti rendi conto che in pratica lei ha appena fatto rapporto sulle attività dei tuoi amici senza farti due domande. Vero. Un po' come spifferare al tuo superiore che cosa fanno i tuoi amici nel loro tempo libero. E i tuoi amici sono anche gente che lavora per lei, più o meno. Oh, cavoli, non so se va Vendi bene. informazioni così su di noi. In altre Ma io non so. parole, ha preso un filo su Victor per il tuo secondo fallimento. Oh, cavoli, però io non so tenere i segreti. Senti, Blu, visto quello che è successo al nostro insegnante, quello di pilotaggio, quello che ha fatto una brutta fine nei recenti giorni, non che io sospetti qualcosa, pensi che l'Accademia diventerà più permissiva nei confronti di Akira? O qualcuno sospetterà di lei? Non lavoro per la sicurezza, non ne ho idea. Sicuramente Ok. ci sarà qualcuno che parlerà male. Sicuramente quel professore dava fastidio a più persone che soltanto lei. Per quanto mi riguarda, nulla è cambiato, se non speriamo di ottenere un istruttore di volo migliore.
Ora, se non ti dispiace, ti sarebbe utile andare a lavarti perché hai la puzza d'alcol attaccata addosso. Cavoli. Madonna, quanto ha bevuto! Chissà se Alex l'ha sentita. Vabbè, non ci Alex ha penso più. bevuto. Alex ha Tutti bevuto? hanno Sì. bevuto. Ah, oh, giusto, tutti hanno bevuto. Io avevo bevuto. Yes. Memorie confuse, memorie Avevamo anche confuse. stabilito che il tuo corpo può diventare ubriaco, tecnicamente. Sì? Sì. Ah, Perché ok. processare bevande, cibo o altre cose ti rallenta Ok. ti occupa il processore e quindi ti rallenta il pensiero in un certo Va modo, quindi ha bene, più o meno lo stesso effetto. Bene, va bene. Bene, spostiamoci. allora notte nel caso. Come al solito lei non risponde molto a saluti e cose varie. Spostiamo la scena su Victor, quindi. Che sono ancora al pub. Io pensavo di tagliare direttamente a tu che eri a casa, però Va se bene. hai qualcosa da fare al pub, effettivamente. Decisamente no. Ok. Sai che cosa? Facciamo comunque una scena al pub perché non voglio andarmene via e lasciare lì No, Gwen semplicemente lo così. lasciamo in background perché tanto non Ok, è una ok. scena di sfondo non importante. Va bene, allora probabilmente l'ho accompagnato un attimo a casa e poi me ne sono andato a casa anch'io. Bene, torni quindi al tuo appartamento e ti inserisci nella tua stazione di ricarica come al solito. Faccio rapporto prima al capo ingegnere che c'è presente, riferisco il fatto di essere tornato. Riferisco il fatto di essere totalmente a posto, che non ho nessun problema e che mi sto infilando nella stazione di ricarica. Tutto questo avviene quasi automaticamente, no? Appena Sì. metti piede nella tua Sì, camera. Sì, magari ma mando anche semplicemente un messaggio, non c'è bisogno che sia perché qualcuno no, non fisicamente. c'è infatti qualcuno Infatti. fisicamente, la gente è nel laboratorio che si trova al di sotto della casa, infatti. Quando ti inserisci dentro la postazione di ricarica, c'è di nuovo il dump della RAM, come ogni giorno, in cui tutti i tuoi ricordi, come avevo già descritto. Nella prima sessione, se non erro, tutti i tuoi ricordi della giornata vengono scaricati e, anche se avviene abbastanza velocemente, per te che sei un'intelligenza artificiale, è come rivivere, la giornata, anche se velocemente, rivivere tutti gli avvenimenti della giornata. Esatto, Io mi immagino che sia quasi anche tipo una terza persona, tipo in sogno, cose del è. genere. Tu non hai mai sperimentato il sognare, che è il motivo per cui mi sono reso conto che non potevo far partire tutti i personaggi con una scena di sogno all'inizio della campagna, e quindi l'ho fatto solo per Fitz, perché era quello più importante, tra virgolette, per via del suo background. E c'è una cosa però, quando torni al momento. A quel momento nel pub con Gwen, la scena si ripete per la prima volta in maniera diversa. È Ok. come se il tempo si fermasse e sei bloccato in quella scena. Quindi la sto rivivendo a velocità standard. Sì, esatto. La Ok, stai non rivivendo è a più velocità. come un video ripetuto a 10 Esatto, volte, 10 per. yes. Ok. E non solo, a un certo punto la cosa smette proprio di ripetersi e Gwen si pone, avete praticamente la stessa altezza, abbiamo stabilito, si pone di fronte a te e dice: Ah, beh, questa è un'esperienza nuova. Si guarda proprio. Ciao.
Che ci fai qui? Non lo, dimmelo tu, sei tu che mi stai sognando, a quanto pare. Sì, questo è un sogno. Sì, non mi aspettavo di sognare qualcosa successo soltanto pochi minuti fa. Interessante. Di solito non si interagisce in questa maniera nei sogni, vero? Beh, io potrei Perché? essere soltanto una proiezione della tua mente, quindi quello che io so è quello che sai anche te, quindi penso di no. Sono abbastanza sicuro che nei miei sogni non mi sia mai trovato a parlare con una persona al di fuori dei miei sogni in questa maniera. Sono Ma io so. abbastanza sicuro che tu non sia un costrutto mentale costruito da me. Ma io sono nel tuo sogno. Esatto, però non sei creata dalla mia mente. Questo mi preoccupa un po'. Mi incuriosisce più che Ok, domanda, preoccupa. Victor, come ti fa sentire questa cosa? Mi Ricordo che incuriosisce molto. l'ambientazione è la stessa di quando eravate nel pub, quindi è ancora Ok, quella lì. sì. Se non mi sbaglio, devo dire se la cosa mi aveva sollevato oppure fatto venire ancora più dubbi. Sì, ma non è Sì, questo che ti in sto questo chiedendo. caso mi incuriosisce. Sono perplesso, vorrei sapere che cazzo sta succedendo. Ok. E lei dice, beh, è un po' la prima volta anche per me essere sognata, quindi. Ah, ok. Quindi non ti era mai capitata di entrare nel sogno di qualcuno? A parte il fatto Ma che tu dici queste cose come se sapessi che lei è una succube e può no, entrare ma solo infatti io questa. non so come è entrata qua, è quello che sto cercando di capire. Ma quindi tu sei entrata qui dentro? Non sei. Stai dormendo in questo momento? Sei a casa tua che stai dormendo? Sono un sogno, non sai come funzionano i sogni? Ovviamente so come funzionano i sogni. È che non pensavo di aver così tanta immaginazione. E qui sto mentendo, perché non ho mai avuto sogni, Esatto. non so così, sto pensando se fare un tiro su qualcosa. Tra l'altro, nella mia fretta e nel mio non rileggere le descrizioni, molti NPC non li ho mai descritti nel dettaglio. Lei ha capelli biondo platino, che sono relativamente lunghi, ma tiene raccolti in uno chignon sul retro della nuca, a parte di una lunga ciocca che le copre uno degli occhi, che sono, dalle iri di color argento, quindi. Lei è molto biondo platino, occhi d'argento, un'altra caratteristica biologica dovuta alla permanenza lungo nello spazio che nella mia mente crea nuovi colori per le persone, perché non è proprio. Mutanti. E Yes. io quasi quasi tirerei per mantenere il controllo, però il Sì, ci fatto sta. è che mantenere il controllo di solito dà una risposta a me, non al giocatore, giusto? Al mio personaggio. Sì. Invece mi servirebbe sapere una risposta per il mio personaggio. Vabbè, fallo un po' comunque. In questo caso mi sa che le cose si. Perché più che altro non posso guardare nell'abisso mentre faccio la dump della RAM, immagino. Cioè, poco sensato. Cinque, porca troia. Ok, Purtroppo la statistica bassa. Però fallimento. Ok, livello. sì, yay. Volendo puoi scegliere un'altra mossa. Victor, Porca vacca, ho pensato a tante cose, ma non ho che mossa a prendere. È incredibile. ok, questa cosa. Ok, dimmi che cosa Victor pensa si possa fare nei sogni. Io
i sogni non sono altro che, da quello che mi è stato spiegato, il cervello umano che rielabora le informazioni che ci sono state durante la notte in una specie di dormiveglia o robe del genere. Quindi in teoria molto simile all'immaginazione per quanto riguarda Victor, e sono abbastanza sicuro non si possa interagire con persone viventi durante un sogno. Ok, quindi quello che succede è che immediatamente entrambi, i vostri vestiti di entrambi scompaiono nel nulla. Ok. Questa fa parte del mio sogno o del tuo sogno? Questo È è il... colpa mia o colpa tua? E questa volta glielo tiro tirando su citare. Sei stata tu o sono stato io? Questo è il tuo sogno, io non c'entro niente qui. Ah. Posso immaginare anche un drago allora? Prova a immaginarmi un drago. Ho ampliato le mie funzionalità. Posso immaginare cose? Cioè, potevo immaginarle prima, anche prima. Però posso immaginare cose anche nei miei sogni adesso? In questo momento direi di no. Ok. Allora, cerco di immaginarmi un drago, però non lo vedo arrivare. E dico, beh, sembra che la mia immaginazione, e questo è un sogno. Però il fatto è che Victor sa che questo non è un sogno. No, è questo il punto. Victor non ha idea di che cosa sia questo. È appunto, però penso che sia in grado di capire che questo non è un sogno, visto che è la prima volta che sia capitata una cosa del genere. Ma questo è il punto, questo è un sogno. Io non so, non sono in grado di segnare. Come è possibile che sia un sogno? La cosa mi manda in crisi. Non Ok. può essere un Vai sogno. estremamente nel panico e ti svegli la mattina dopo. Madonna, sono stressatissimo adesso. Segnati la condizione panico. Aspetta, aspetta, aspetta. Perché se è una condizione, guadagno un punto esperienza perché mi prendo l'abilità dello simulacro che se prendo condizioni prendo il punto esperienza. Sì. Oh, sei sicuro di voler prendere quella mossa? Ok. Sono abbastanza. No, forse. Sì, prendo quella mossa lì. E preoccupato, metto. No, dai, non so se voglio prendere quella mossa oppure no. Potrei prendere anche una tela bianca. Perché se prendi quella mossa, l'unica cosa che otterrai sarà livellare più velocemente di tutti gli altri. Perché Lo sei già in so. testa, comunque. Però il fatto è che vorrei arrivare a un punto in cui faccio abbastanza successi. E quindi non ho più bisogno di fare errori per livellare, ma posso fare tutto giusto. Questa è l'idea finale. Sai che cosa? Per ora lascialo da parte. Prendo un più uno in qualcosa. Prendo un più uno in caldo, che adesso lo porto a due, quindi. Ok, vai a 2-2. Bene, ti svegli la mattina dopo, che cosa fai? Faccio una diagnosi del sistema. Ok, lo conto come guardare nell'abisso. Ok, per capire che cazzo è successo questa notte. Yes. Deve essere un po' più alto. Ok, Victor, Dimmi. durante la notte il tuo codice è effettivamente mutato rispetto a quello che era nei giorni precedenti. Come se avessi...
non ricevuto, ma se ci fosse stato un aggiornamento slash cambiamento nel modo in cui il tuo codice funziona. Ok, cerco subito di contattare un attimo il team di sviluppo che mi ha creato e guardo nei log di aggiornamento se era previsto un aggiornamento per questa notte. Guardi i log e no, questa è una cosa che è successa per conto proprio. Ok. Nei log di aggiornamento notturni è stato visualizzato qualche errore, qualche problema, o in qualche modo è stata evidenziata questo cambiamento nel mio codice? Sai solo che questo cambiamento è stato evidenziato e probabilmente forwardato al dottor Wu, ma Ok, per il allora se ne. resto le altre informazioni sono state segretate anche per te a riguardo. Sai solo che qualcosa è cambiato effettivamente nel tuo codice Ok, stanotte. no, finché il team di sviluppo è consapevole di questo problema, sono sicuro che ci lavoreranno loro per sistemarlo. In realtà mi coglierei addirittura la condizione preoccupato. Finché ci pensa il dottor Wu, io sono tranquillo. Non è per In quello che Lombarda sei ci sono le preoccupato, però. lezioni. Cosa? Non è per quello che sei preoccupato, Sì, sono preoccupato per altre cose, vedremo. però. E sì, tecnicamente è giorno di lezioni, però è tipo quelle volte che erano i giorni subito prima dell'inizio delle vacanze estive, in pratica, in cui non si fa quasi Ok. niente. In tal caso faccio un salto a scuola per cercare Gwen. Ok, torniamo a Mariner, che si sveglia anche lei il giorno dopo, blu scomparsa come al solito prima di che tu ti svegliassi. Bene, ci sono due cose da fare. Allora, ci sono lezioni. Mi sono perso una parte. Ci sono lezioni, ma non ci sono lezioni, sono Avvicinati lezioni un po' al scialle. microfono, scusa, ti si sente Sono ovattato. lezioni scialle, sono lezioni scialle, oppure non ci sono Ci lezioni. sono lezioni, ma sono quelle generiche del tipo che tutto quello che non è importante non lo facciamo vedere. A meno che tu non vuoi fare qualcosa, non lo mostriamo e accade in background. Però ti si sente molto ovattato, Zippo, Aspetta che metto anche l'altro. Prova. eh. Ok, meglio, Molto grazie. meglio. Intanto c'è mia madre che uscisse sullo sfondo. Ok, allora, cose da fare, cose da fare, cosa fai? Allora, Alex sta bene, cose che dovevo fare era Teo. Teo, sparring, palestra. Thomas, Thomas, Teo è il cavoli. factotum. Io mi ricordo sempre Tizianti, però fa niente. Thomas. Curiosamente, Thomas è forte, ma non l'ho mai descritto come alto. Ok, allora è solo la mia immaginazione. È perché l'ho sempre descritto come un mostro del combattimento, probabilmente. Però no, Sì. è Altas quello alto in questa campagna. Bene, Altas e Jasmine tecnicamente sono alti. Ok, quindi tu ti ricordi di quello che avevi detto con Thomas, quindi che lo puoi trovare praticamente ogni giorno nella palestra dell'accademia, quindi ti metti la tuta più che la divisa, immagino, e ti Sì. Ok, dirigi ai campi d'addestramento. Entrando nella sezione interna al chiuso della palestra, riconosci immediatamente sullo sfondo la presenza di Thomas che sta lavorando con un macchinario in particolare per rafforzare la parte superiore del corpo e in una posizione quasi diametralmente opposta per stare il più lontano possibile da lui, Jasmine che sta sollevando
dei manubri per far lavorare i muscoli delle braccia. Jasmine, chi era Jasmine? Se Jasmine l'ho posizionata. Krueger, capelli biondi, occhi verdi, la Valchiria, l'altra di sicurezza oltre Thomas. Il Ah, cecchino, ok. La. Ok. che era nella vostra squadra. La tipa tosta. Va bene. Allora, io aspetto che lui finisca di fare le azioni e poi mi avvicino per chiedergli se vuole fare effettivamente sparring. Non voglio disturbarlo mentre sta facendo lotta. Yes. Vedi che non sta facendo qualcosa di esageratamente estremo e che non sta facendo lavorare le sue fibre del corpo sintetiche, infatti sta facendo lavorare i suoi muscoli umani al momento. Quando ti vede Ah, ok. avvicinarsi alla fine di una delle sue ripetizioni, si alza dalla posizione in cui si trovava seduto e prende l'asciugamano che aveva lì su un supporto e si asciuga il sudore e dice: Oh, Mariner, sei venuto allora? E lancio di Sì. nuovo l'asciugamano sul supporto. Sì, ti ricordi allenamento? Sei sempre qui in palestra? Così facciamo un po' di sparring, così, tanto per allenarsi. Sparring. Sì, Beh, io non mi niente. lamento perché ho ricevuto un sacco di parole forti per via del casino che ho fatto durante l'esame finale. Però è raro che la gente voglia fare sparring con me per ovvi motivi. Tranquillo, nel caso sono abituata a litigare con i miei genitori per altri motivi. Ok, quella sembra un'informazione totalmente scollegata. Certo, che cosa avevi in mente? Indossiamo i guanti e facciamo un po' di allenamento, niente di troppo esagerato, niente di eccessivo. Facciamo, beh, a contatto fisico immagino di sì. Battiamo 3 volte sul tappeto quando uno dei due si arrende. Ok, che regolamento vuoi utilizzare? Box, kickboxing, freestyle, street fighting? Kickboxing mi va bene, street fighting non penso di voler usare i pesi da palestra per combattere, quindi. Molto bene. Quindi vi spostate in un'altra zona dove c'è una sorta di ring quasi, e vi mettete le protezioni. Vedi che si mette il polso quasi davanti alla faccia e sembra premere dei pulsantini lì. Ok, faccio solo un piccolo controllo per essere sicuro che non si attivino durante questo sparring, altrimenti la cosa sarebbe totalmente inutile. Ok, quindi stai allenando i tuoi muscoli normali, una cosa del genere? Certamente, se facessi lavorare soltanto le fibre sintetiche non riuscirei a mantenere il ritmo del resto. Ah, ok. È come Goku che allena la forma base per poi diventare Super Saiyan. E Più o non. meno, è più o meno, l'idea è più o meno quella, effettivamente. Ok. Bene. Allora, iniziamo. C'è qualcuno che ci può fare da giudice, che può suonare la campanella? No. Vediamo No. subito. Se no ci tocchiamo i pugni e poi iniziamo. Molto classico. Sì, i pugni dovete toccarli per forza, però sarebbe meglio avere qualcuno come arbitro, quindi. Magari Alex. Arriva in quel momento in palestra anche Akira. Ok. E
Giusto in tempo, Thomas fa un gesto verso di lei, lei si avvicina per vedere che cosa accada, gli spiega la situazione. Ah, quindi devo soltanto fare tipo da arbitro, controllare. È soltanto per sicurezza. Ok. Quante persone ho invitato in palestra a fare sparring con me nelle ultime sessioni? Solo due, Victor e Thomas, che però semplicemente ti ha detto io sono sempre lì, quindi fa come vuoi. Ok. Quindi tecnicamente ne hai invitata una e l'altra persona ha invitato te. Seems legit. Ok, allora andiamoci giù Vi pesanti. toccate il pugno e iniziate. Io non posso Sì. tirare, quindi tirite. Va bene. Dai, che magari mi butto a terra e faccio 2 di 6 più 2. Dai, esperienza, 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 esperienza. 11, 11, cazzo. perfetto. Questa non è che è la sessione in cui dobbiamo formare No, esperienza, perché comunque. Fabio non c'è, attenzione a non lasciarlo troppo indietro, infatti. Però Ok. sì, tu sei quello più indietro di tutti, quindi farti arrivare tipo a 4 punti esperienza ci sta. Ah, Io sono a 4 punti esperienza. No, davvero? Pensavo fosse 3. no, sono a 4. Me ne basta uno e faccio il primo livello. Ok, quindi descrivi come attacchi Thomas. Ok, ritengo inutile fare delle finte. Semplicemente, allora, kickboxing. È nel E te l'ho nome, preso. uso il calcio e pugni. Sì, ok. Faccio delle sequenze molto base, ovvero gancio, 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 montante. Quando vedo che lui tiene la guardia troppo alta, cerco di arrivare da sotto col montante o colpirlo non sul fegato perché è un po' troppo grave, dall'altro lato. Ok, E te? vedi che lui è molto attento e schiva i tuoi colpi. Riesce a prenderlo in un punto, però sposta il braccio e para al tuo colpo. Però gli stai facendo pressione, non riesce a reagire al momento. Ok. Quale mossa provi adesso? Devo tirare di nuovo o è soltanto narrativa? Fai un secondo, dimmi che cosa provi a fare, fammi un secondo tiro, giusto per vedere. Va bene, allora provo a colpire un braccio abbastanza forte da spostarglielo e poi gli afferro l'altro con una presa. Come cavolo, la chiave articolare sul braccio. Male che vada è talmente forte che mi solleva ugualmente. Sì, ricordiamoci che quel tiro che ha avuto successo su di te gli ha dato un filo perché state combattendo, tra l'altro. 26 più 2. 10. Un altro 10, ok. Molto bene, prendi un secondo filo su di te, quindi, e riesci a chiuderlo in una chiave articolare, l'hai bloccato. Mossa perfetta da manuale, vittoria ottimale. Però stai combattendo contro Thomas, quindi quello che effettivamente succede è che afferra uno degli arti con cui lo stai bloccando e semplicemente se lo toglie di dosso e senti questa forza enorme che c'è dietro ogni suo minimo movimento e ti rendi conto che nel momento in cui ti sei avvinghiata a lui smettendo di muoverti, ti sei praticamente offerta su un piatto d'argento perché reverte la tua chiave articolare e tornati in una posizione quasi iniziale in cui però in questo momento adesso lui ha una presa su di te. Ma riesci comunque a non farti prendere nella contromossa e continuate un po' a assaggiare le difese l'un l'altro per un po', ma alla fine il duello, lo scontro, il duello, lo sparring si conclude con Thomas che semplicemente decide di semplicemente di finirlo perché non
Non riuscite, tu non riesci a mandarlo KO di sicuro e lui non ti sta semplicemente studiando per il momento per capire come affrontarti meglio magari la prossima volta. Ok, quindi, però lui è abbastanza forte. Allora, com'è che ha avuto problemi con Alex? Cioè, io non lo so, ma non lo so. Yes. Che Anzi, no, non scusa, sa che. spendo un filo e no, lui ti mette effettivamente, ti blocca in quella chiave articolare e ti sconfigge in questo sparring, è vero? Mi ero dimenticato dove voleva andare a parare e mi sono appena ricordato che spendendo i fili posso fare queste cose. Ok, allora io batto sul tappeto per arrendermi, non ci Yes. sono altre opzioni. Così questa domanda è ancora più sensata, appunto, il fatto che si sia bloccato contro Alex, eccetera. Akira intanto dice: Ok, ottimo lavoro, immagino, se non vi dispiace io adesso vado a farmi i cazzi miei. Che cavolo. È un'ottima risposta a tante domande. Yes. E in palestra arriva anche Alex, tra l'altro, si posiziona su uno dei... com'è che si chiamano? Tapirulan. Si mette a Sì. correre lì. C'ha le gambe di una gazzella. Ok. Thomas Allora si io prende un po' d'acqua per riposarsi e esce dal ring. Non male, per essere una pilota sai anche combattere abbastanza bene, si direbbe. Grazie, grazie mille. È un onore detto da te. Sicuramente anche ora ho molto da imparare, specialmente sono contento che non hai usato le fibre. Sarebbe stato un po' overkill. Sì, me ne sono reso conto. Quindi credo di avere conferma di quello che pensavo, quindi ti direi grazie di averci lasciato vincere. Per quello che riguardava, sai, la prova. Non vi ho lasciati vincere, però. Davvero? Allora perché ti sei bloccato? Devo tirare su freddo. Cosa? Devo tirare su freddo. Se vuoi farlo con quell'accezione, fai pure. No, no, lascialo parlare. Non so spiegarmelo nemmeno io. È successo e basta. È l'unica spiegazione che posso darmi, purtroppo. Quindi è ansia da prestazione, una cosa del genere. La tua supposizione è buona quanto la mia, quindi non fa molta differenza. Ok, beh, è stato un piacere, grazie mille. Spero che non smetterai di allenarti. No, 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 tranquillo. E te, non ho intenzione di andare a lezione tanto presto. Bene, è ora di fare qualche altra prova, quindi se non ti dispiace andrò nella zona della palestra che è dedicata alla gente come me e vedi che si sposta in una zona dove ci sono quei pesi ridicoli, stile anime, in cui praticamente senti pop, pop, pop con il ronzio delle fibre muscolari sintetiche che si attivano e praticamente si mette a sollevare l'equivalente del peso di un camion, facendo Sono squat con le gambe, per intenderci. capace anch'io di farlo nella Sì, ma vita reale, però. Ok, non sulla panca, si mette il peso di un camion sulle spalle e fa squat in pratica. Victor, tu cosa facevi questa mattina? Se avevi qualcosa da fare questa mattina? volevo cercare Gwen. Ok,
Ok, easy enough, la incontri a lezione. Perché lei frequenta i corsi di scienze. Infatti, se ti ricordi, il suo È esame vero, l'aveva dato su è scienze vero, è e vero. aveva ottenuto anche un ottimo punteggio, al pari del tuo e di Joshua. Allora la fermo un attimo dopo la lezione e gli dico: Oh, ciao, hey, Gwen. Victor, tutto bene? Dopo... Sì, tutto bene, grazie. Sì, vedi che Mi fermo un arrossisce. attimo a guardarla e le giro un attimo intorno per sicurezza. Vedi anche che arrossisce un po'. Volevo chiederti una cosa. C'erano dei tratti del suo corpo, dopo che l'ho vista nuda, particolari, tipo una voglia, tipo un neo o qualcosa del genere, visto che ho una memoria robotica, o qualcosa che potrei riconoscere se la vedo senza vestiti di nuovo? Beh, in questo momento hai i vestiti addosso intanto e Sì. B, ti dico che ci sarebbe stata se non fossi andato semi nel panico e non avessi interrotto il sogno prima di quello che io avevo pensato che sarebbe Ok, successo. va bene. Quindi in realtà non hai informazioni, però lei ti guarda mentre le giri intorno. Vedi anche che si sposta il ciuffo per vedere con entrambi gli occhi che cosa stai facendo. Tutto bene? Sì, ho avuto una nottata particolare. Piacevole, per l'amor del cielo. È Oh, particolare ok. comunque. Posso tirare su caldo? Non Invece te? penso. Tutto bene? Non così, non mi sembra che stai ancora cercando di... Tu invece tutto bene? Sì, anzi dovrei... Immagino che Sì, sia stato strano anche per te ieri sera. dovrei chiederti scusa tra l'alcol e come ti ho detto tutto quel casino con l'esame, lo stress, probabilmente non avrei dovuto... Non era proprio quello che intendevo. Sì, per amor del cielo, non è stata una cosa negativa, quindi c'è bisogno di Oh, farsela pesare troppo. ok. È stato inaspettato, ma di sicuro piacevole. Ti volevo chiedere a proposito se oggi pomeriggio avevi del tempo libero per occuparci di una faccenda, avrei bisogno di qualcuno con le tue abilità, visto che dovrei vedermi con un cliente, tra virgolette, sai, per quegli affari che facciamo un po' sotto banco. Hai Ho bisogno di un trovato mediatore, sì. qualcuno a cui devo comprare delle cose da qualcuno e preferirei non andarci da solo. Ha senso, ha senso. Fammi giusto controllare i miei impegni con Oracle per vedere se ha bisogno di me oggi e ti farò sapere. Certo, se vuoi mandarmi poi un messaggio, io mi dovrei sentire con il tipo verso le 4, quindi se vogliamo pranzare poi prenderci qualcosa e andare, visto che dobbiamo andare fino alla periferia, o se no ci vediamo poi No, in direttamente realtà dopo voi siete pranzo. fuori città e dovete andare verso il centro. L'accademia è Ah, fuori dalla ok, è il città. contrario allora, Sì. va bene. Quindi, visto che dopo dobbiamo prendere il treno e tutto, fammi sapere se pranziamo insieme o se ci vediamo dopo pranzo. Okidoki. Sì. Anzi, sai che cosa? Tanto pranzo già di solito con Oracle. Quindi dopo ci vediamo a pranzo con Oracle e mi fai sapere. Ok. Buona giornata. Vuoi fare qualcosa? Nel frattempo non ho granché con cui parlare con gli altri. Volevo cercare ancora Blu, visto che ieri sera mi ha dato buca comunque. Ok. Quindi provo a vedere se la trovo in giro. Allora, vai un po' in giro a cercarla. Passi un attimo anche dalla palestra e vedi Jasmine. Alex, Emmy e Thomas che stanno lì a far cose. Prosegui oltre, penso, in ogni caso.
Non so, posso mettermi a fare foto? Beh, sarebbe inquietante, In effetti. eh. Quindi meglio di no. Non sono io ad averla mossa stalker. Esatto, ricordatelo. E prosegui e raggiungi il luogo dove si tengono i corsi di strategia, in questo caso, per i cadetti che si specializzano in leadership. Dove trovi sia Altas che Aura. Attendi una decina di minuti e hanno una pausa con Altas che si alza dal banco, tira fuori il suo gizmo e si mette a chiamare qualcuno, sembrerebbe. Lui invece che semplicemente si stira. Si guarda intorno giusto un poco e i suoi occhi si posano quasi immediatamente su di te. Ciao. Al che si alza e si avvicina alla porta per vedere se sei lì per lei o qualcosa del genere. Vabbè, ma entravo io direttamente. Non l'hai detto, quindi ho continuato la Vabbè, narrazione. senza neanche farla entrare. Ma in realtà, cioè, in gruppo lì con gli altri e tutto, non ne sto neanche troppo a rompere i coglioni. Tra l'altro vedi studenti più giovani, gente più. Che è nell'accademia da più a lungo, ce ne sono un po', però i cadetti di leadership non sono tanti quanto ad esempio Factotum o Sicurezza, sono pochi tanti quanti quelli che fanno scienze, forse anche un po' meno in alcuni casi. La competizione è abbastanza brutale, puoi immaginare. Ok, no. Ho dato soltanto un'occhiata. Vedo che Blu sta bene, quindi il mio dubbio che magari potesse aver balzato giusto perché stava male è accertato che non è così. E quindi vabbè, passo il resto della giornata un attimo così e vado poi a pranzo con da Oracle. Quindi lei ti nota che sei lì e poi scompare immediatamente dalla porta. Ok. Letteralmente. Bene. Ciao, la saluto come se stessi per fare andare a fare qualcos'altro e poi vado. Emmy, negli spogliatoi della palestra, giusto una piccola cosa di intramezzo, prima che anche tu vada a pranzo. Che tra l'altro in realtà questa cosa potrebbe avvenire in uno qualsiasi dei giorni perché avete svariati giorni, ma come al solito per qualche motivo mi viene da farlo cronologico e quindi vabbè. Negli spogliatoi ci sono le altre ragazze della tua classe e forse perché ultimamente tieni i tuoi sensi un po' più sull'attenti, ma l'avevi notato, ma non ci avevi mai prestato attenzione. Akira se ne sta in un angolino tutto suo negli spogliatoi, per conto suo, il più lontano possibile da tutti gli altri. Piccolo dettaglio, semplicemente, che noti adesso per la prima volta. Piccoli dettagli. Allora, per adesso non faccio niente, vediamo un po' come va quando siamo nella mensa. Se questa cosa si ripete, voglio vedere se. Ok. Aspettate un attimo che. Ok, mi sono avvicinato. Voglio Vabbè, vedere si se questa sentiva cosa. bene anche prima. Ah, ok. Voglio vedere semplicemente se questa cosa, se questo dettaglio si ripete quando andiamo in mensa o in altre occasioni, prima di fare qualcosa. Semplicemente. Ok. Arrivate in mensa, quindi. E quindi c'è il tavolo di Oracle che è composto da lei, Lloyd di ingegneria, Gwen di Factotum di Tuttofare e Joshua di Scienze. Sono loro quattro al tavolo.
Akira siede ad un tavolo con altre persone non della vostra classe. Manco a dirlo. Sì, no, dai. Stavo pensando, Blu mangerebbe alla mensa comune. No, non è così altezzosa. Sì, però è lei quella che si siede al tavolo dove non si siede nessun altro. No, non è che si siede al Ok. tavolo in cui non si siede, si siede e tutti gli altri se ne vanno. No, io pensavo più si siede in un punto e visto che ci sono posti liberi, magari qualcun altro si siede, ma è per stare per conto proprio perché i posti erano liberi e non la cagano le strisce. Va bene, allora io mi siedo con Blu, non e Ok. Ti siedi di te? fronte a lei? Sì. Quindi Prima volevo fare ancora Victor, che la sua scena è stata relativamente breve prima, è soltanto ok, andata. ma tanto dopo faccio scene più lunghe, magari Ah, più hai avanti. ragione. Ok, quindi tu e Blue, dicevamo, Emmy. Ok, quindi non è una cosa che succede molto spesso. Che la gente mi parli mentre mangio? No, effettivamente non succede molto spesso. Più o meno. Quello lo mangi per caso? Sì. Niente, fa niente. Senti, Non posso mangiare e parlare contemporaneamente, purtroppo. Ah, d'accordo, d'accordo, finirò prima il pranzo, ci vorranno circa 5 minuti, poi parleremo. Ok. Lei Ok. mangia in maniera molto composta, tranquillamente e lentamente. Va bene, io spazzolo tutto in 5 minuti. Non avrò il senso del gusto, ma è fatta così e basta. Quindi, non c'è bisogno che mi rispondi, finisci di mangiare e poi ascolta la mia analisi. Hai notato che Akira si sta isolando? Si sta isolando? È stata Sì. un'isola da quando si è iscritta a questo istituto, Disse la persona che invece è la più socievole della classe. effettivamente. Quindi è così da quando si è trasferita? Sei sicura? Forse sono io che ho iniziato a accorgermene adesso. Akira è molto brava a dissimulare non le sue intenzioni, ma semplicemente le sue interazioni con gli altri. Sicuramente hai parlato con lei in passato, sicuramente l'avrai notata in giro, tuttavia probabilmente ti stai rendendo conto adesso che non ne sai molto di lei in realtà. Giusto, giusto. Lei viene da qualche piano sotto di noi. E mi ha detto che però non vuole rivisitarli. Lei e quasi chiunque altro ci sia stato, a parte Fitz, perché da quel che so ha famiglia lì. Altro Giusto. esempio, e indica il tavolo di Oracle, l'ingegnere Gwyn, anche lui viene da là sotto e non ne vuole parlare. Però, come Aspetta, puoi notare, si è trovato comunque una cerchia di amici qua sopra. l'ingegnere chi? L'ingegnere Gwen? Ah, Lloyd Gwynn. Yes. Lloyd, scusa. Sembra corretto. Aspetta un attimo. Buonanotte. Notte. Ah, ok, Zico si è mutato un attimo. Adesso anche Penati si muterà per starnutire. No, sto tossendo. Ok, niente. Che ne dici di invitare Aki a fare qualche attività di gruppo? E tu sei l'altra persona più brava a dissimulare le interazioni con gli altri, quindi non dovrebbe essere un problema.
Sì, c'è il piccolo dettaglio che lei mi odi, però. No, non è vero, Sì, più o meno. assolutamente. Non è che ti odia, è che non tollera la tua presenza. A parte l'esercitazione che abbiamo fatto l'altro giorno, io e Akira siamo state quasi sempre nella stessa squadra e diciamo che non ha una buona predisposizione a seguire i miei ordini e in generale non le piaccio per qualche motivo che non so spiegarmi onestamente. Dice mentre c'è un anello di vuoto totale di persone intorno a lei, a parte per te che sei seduta di fronte a lei. E te. E te. Io ho una mezza idea di come può di come fa di come avvicinarla. Hai mai provato a sorridere? Perché dovrei essere io a farlo? Lei mi ha letteralmente sparato addosso durante l'esercitazione. Ah, davvero? Non lo sapevo. Hai Senza ragione, raccore. eri nella miniera. No, eravamo io e Victor fuori e quando è il trasporto arrivato lei ha direttamente aperto il fuoco con l'arma del velivolo su di me. Considerando che uno dei punti era dato dal catturarmi. Di sicuro non le è stato ordinato di farlo da Altas. Beh, guardala in questo modo, se un giorno e te, la tua relazione con Akira come influisce sulle prestazioni e sulle nostre valutazioni? Non sarebbe meglio se noi riuscissimo a appianare le cose? Certamente, per fortuna Akira è abbastanza professionale nella maggior parte. Salute di nuovo. E tosse Salute. non è uno starnuto. Ah, Per ok. Come fortuna. si dice Buona per la. polmonite. Come si dice per la tosse? Venatiche più dall'altra parte che da questa. Fortuna Akira è abbastanza professionale da seguire comunque i suoi ordini la maggior parte delle volte, quindi è un ottimo pilota e non abbiamo problemi in quel caso. Però ha problemi con me, quindi cerco di farlo funzionare comunque e finora ha funzionato. Non so che altro ci sia da dire. Mi disturba il fatto che mi odi per nessun motivo in particolare? Un poco. Sono problemi di cui tu ti debba preoccupare? Assolutamente no. Più o meno, però, beh, diciamo che lei è l'altra pilota ed è anche, non dico mia amica, ma compagne, cioè. Tu sei la mia compagna di stanza per quanto non ci conosciamo benissimo, e lei è l'altra pilota per quanto non ci conosciamo benissimo. E lei è una pilota e tu sei la mia compagna di stanza per quanto non vi conoscete benissimo. Quindi potremmo tutti quanti conoscerci un po' più meglio, così potremmo andare meglio durante le esercitazioni. È un'ottima idea, se non fosse che lei mi odi. E Ah. ritorniamo al punto iniziale. Va bene, va bene. Credo, hai presente quando ti ho involontariamente chiesto se la tua famiglia si preoccupasse di uccidere gente a bordo della nave? Certo, difficile dimenticarselo. Ecco, credo che lei ti veda un po' come, ti veda leggermente come una snob altezzosa. Non voglio dirlo. Vabbè, avrà qualche problema con il tipo di lavoro che fa la tua famiglia? Beh, non è l'unica. Ad ogni modo, se tu vuoi avvicinarti a lei in qualche modo, hai totalmente la mia benedizione. Però, se non ti dispiace, al momento ho altre cose a cui pensare. Sì, capisco. Giusto, tu sai chi sono quelli?
Quelli con cui sacchia. È la classe C. Esiste un'altra classe. Certo che esiste un'altra classe. Altrimenti ogni lezione di questo corso sarebbe seguita da due studenti, visto che ciascuno di noi nella nostra classe abbiamo due persone per ogni specializzazione, a parte Factotum. Mi sento improvvisamente un po' meno speciale. Va bene, proverò a parlarci e poi faremo cose per fare in modo che lei non ti odi più. Ok. Buona fortuna, immagino. A me non interessa più di tanto. Bene, Victor. Io invece vado a sedermi al tavolo di Gwen, immagino. Ti aggiungi come quinta persona. Ehi, ciao ragazzi e ragazze. Com'è andata la giornata? Esatto. Chiacchiere varie, roba facile, normale. Mi interessa un po' delle altre persone. E dopo chiedo a Gwen, sì, Gwen. Quindi oggi pomeriggio, sei libero oppure Avrei da fare in realtà, quindi se potremmo farlo in uno dei giorni, anche se non hai troppa fretta, uno dei giorni a ridosso della festa potrebbe essere meglio, in realtà. no? Ma la festa è tra 2 giorni, quindi. Domani? Posso provare a chiedere domani se il tizio è disponibile? Può andare Alla fine bene. Provo a chiedergli, non penso In che ci realtà siano dei penso, problemi. cioè, se devi comprare qualcosa, chiedi a me, io ti dico se le persone sono disponibili. No, lui mi ha già dato la sua disponibilità. Mi ha detto soltanto di andare a ritirare il pacco e portare i soldi. Allora io cosa c'entro in questa storia, scusa? Perché è un tizio che non conosco e non mi fido ad andare da solo. Non si sa mai chi cazzo ci può essere. Bisogna mai andare a un appuntamento con una persona che non conosci da solo. Potresti chiedere a Thomas? Lui è Non ho letteralmente di un sicurezza. rapporto così stretto con Thomas Non e devi avere un soprattutto. rapporto stretto con Thomas, è un orsacchiottone, puoi chiedergli qualsiasi favore e lui ti dirà di sì, probabilmente. Sì, ma non voglio farlo entrare nel giro. Nella compravendita di roba. Non vuoi portare un poliziotto, nella tua compravendita di piante? Meno gente lo sa, meglio è. Ciao, Oracle. Infatti, sai, no, Oracle, la persona più Infatti, inserita. e quindi le dico, cioè, faccio un segno a Gwen. C'è Lloyd che è tipo. Quindi a te piacciono le piante, Victor? Che ricordiamocelo, Lloyd è relativamente basso, più di te, ma la sua voce è molto profonda. Sembra più giovane di voi in generale, però la sua voce è molto più profonda della vostra. Sono un grande estimatore delle piante, infatti è la biologia che mi ha spinto a entrare in questa scuola e prendere il corso accademico che sto frequentando adesso. Le scienze le ho sempre amate, sin da bambino, da quando sono nato mi piacciono le piante. Le piante sono un po' strane, hanno bisogno del terreno per vivere. Il nostro mondo è fatto principalmente di metallo. È sempre sembrato un concetto molto strano per Però questa è la cosa interessante. Le piante sono in grado di trasformare l'energia solare in materie che a noi ci servono incredibilmente, tipo ossigeno, anidride carbonica, sono in No. grado Sul di fare cose serio? assurde. Oh Sì, mio Dio! non solo, ci sono alcuni tipi di piante che sono in grado di sopravvivere a temperature assurde, tipo a meno 100 gradi. È davvero una cosa che Pensa non avevo mai sentito prima, come studente se di un questa giorno accademia specializzata. qualcuno riuscirà a sviluppare delle piante in grado di crescere nel vuoto.
Potrei terraformare i pianeti da zero. Sembra una cosa molto stupida, però ok. E c'è qualche che ti Vabbè. dice ti sta prendendo per il culo, sapeva già tutto quello che gli hai detto. Sono molto stupida. Sono importantissimi, le stai mangiando adesso. Almeno penso ci sia delle piante nel suo piatto. Non No, c'è sottovalutare le carne. piante. Sono importanti. Ci sono ali di pollo piccanti. Quel pollo avrà mangiato probabilmente delle piante per crescere e diventare così forte e buono. E Bene, buono qual è soprattutto. la prossima volta che vuoi, la prossima cosa che volete che accada? Dove ci spostiamo? Stai chiedendo a me o stai chiedendo A Fassa? entrambi, ragazzi, dai. Io sto pensando a questo punto se davvero fare la rescheduling domani con Gwen oppure andare da solo. Mi basta. Cambiamo scena, andiamo lì, non cambia letteralmente niente. Ah, vabbè, sì, allora si può fare anche una rescheduling dopo. Stavo cercando di non No. fare tutto nello stesso identico giorno perché mi sembra strano. Eh sì, ma stavo pensando anch'io se mi servisse qualcos'altro da fare durante la giornata. In realtà sì, È la vorrei fare stessa cosa che qualcosa. accade nel cazzo di Downtime di Wrath and Glory. Questo è letteralmente il Downtime di Wrath and Glory, in cui dico questa cosa può avvenire su un arco enorme di mesi, ma per qualche motivo avviene in questi 2 giorni. È la stessa identica cosa. Esatto. Dannazione, odio Ok. questo format delle sessioni. Allora, questa Ok, va cosa può bene. avvenire nell'arco di 2 giorni, ma incredibilmente avverrà in 2 giorni. Il fatto è che io immaginavo che questa cosa avveniva nell'arco di 3-4 giorni invece. Qui Ma era tipo capisco. venerdì, era tipo me Non mercoledì quando abbiamo abbiamo mai fatto la stabilito presa. dei giorni, ho soltanto detto questa cosa avverrà tra qualche giorno in Va generale. bene, Non è mai va stato bene, va bene, va bene, va stabilito. bene, va bene, va bene. Ok, io vorrei parlare con Alex, ovunque lei sia, la vorrei prendere in disparte e parlargli un secondo. Ok. In che momento della giornata, in che luogo, però. C'è qualcosa di particolare, se no è. Ok, vediamo un po'. Non durante la lezione, immagino. Lei è un ingegnere. Allora, È un Alex rapporto. è di comunicazioni. Ah, ok, è comunicazioni. Che altro c'è in comunicazioni? Oracle. Patricia. Verso fine delle lezioni. Ok, Ok, quindi verso circa quando poi dovrà andare a casa, visto che sì, non abita esatto. in accademia. Ok. Quindi trovi Alex che lascia la lezione. Ehi, hey Alex, ehi, hey. Ehi. Hey. Mariner, ciao. Ciao, senti, per caso tu conosci Akira direttamente? No. No. Ok, ho una domanda, forse non hai in mente. Hai presente il nostro caposquadra blu? Cioè, Aura. Com'è che si chiama in questa Aura, ambientazione? No. Aura. Aura. Hai presente Aura? Sì, certo. Di preciso, tu cosa ne pensi della sua famiglia? Non ne so praticamente niente, dovrei saperne qualcosa. Intendo, ci sono delle voci sulla sua famiglia che girano tra i piani più bassi, cioè non per dirla in maniera offensiva, è che io non so praticamente niente, quindi sto cercando informazioni. Laura è una persona molto riservata, quindi io la lascio stare. Sembra ok, non c'è nient'altro.
Per caso, sai anche come vivono le persone nei piani al di sotto? Se hanno qualche problema con la gente di sopra? Beh, considerando che le persone vengono spedite là sotto se la colonia non le considera utili, penso che ci sia di sicuro qualcuno a cui non piace in generale la situazione, però non è proprio il mio campo e non è una cosa a cui ho prestato molta attenzione, onestamente. Non ho niente contro i nostri compagni che vengono dalle Intercapedini, ma non c'è neanche molto che io possa fare. Se non occuparmi delle comunicazioni, mantenere i computer in funzione, eccetera. Capito. Va bene. Un'ultima cosa, visto che non voglio annoiarti troppo. Ti va di accompagnarmi in città? Ci sto già andando adesso per tornare a casa, hai in mente un posto in particolare? Sì, tipo il luogo dove hanno ammazzato il nostro ex professore. Una scena del crimine. Wow. Preferirei di non andare in una scena del crimine. E te. Ok, allora fai semplicemente shopping e poi magari passiamo di lì per sbaglio. Non so neanche dove abitasse il professore, tu lo sai? Effettivamente E te, non l'hanno scritto sui telegiornali, non hanno scritto era su. scritto. Ah, è vero, non ci avevo pensato. Soltanto shopping, niente omicidi, niente di niente. È soltanto per. Anzi, neanche lo shopping. No, è solo shopping. Vuoi fare il... Sì. dillo però, per l'amor di Dio, non tenermi qui a cercare di capire se vuoi fare il tiro o no, chiedilo e basta. Sì. Sì, 2 di 6 più 1, tiro su caldo. Ti prego, 7. Ok. Annie. D'accordo, quindi Alex accetta di fare questa cosa con te, però gli fa molto strano tutta questa conversazione che hai avuto con lui. Al momento. Ok. Quindi andate in giro per un po'. Vedi che Alex, a differenza di Victor e Gwen tende a mantenersi più nella zona media della città senza scendere nel sottocittà come avete fatto per andare al pub l'ultima volta, cosa che è sensata considerando quanto, cioè a livello di isolazionismo abbiamo probabilmente al terzo posto Akira, al secondo posto Blue e al primo posto Alex alla fine della vostra classe, quindi fatto che si tenga per le sue la maggior parte del tempo e non vada in posti molto affollati e colorati, checks out, ha senso. E che cosa fai? Cosa vuoi fare? Vediamoci per caso il karaoke. Oh, addirittura. Esiste in questo. Non lo so che Esiste, però svaghi ci devi sono. scendere nella zona del sottocittà, cioè Oh, ho capito. nella stessa zona dove era il pub, per intenderci. Perché le persone ricche Ah, non si ok. degnano di cantare, pagano altra gente per cantare per loro. No, non è Oddio. quello, e come ho già detto, la città non è il luogo dove vive la gente ricca, però è proprio più una questione di questa città è soltanto grattacieli. Più ti trovi in alto, più costa. Questo genere di intrattenimento leggero si trova alla base. Qual è, scusa, cos'è l'intrattenimento di alta fascia? Cosa sarebbe?
teatri e cose Esatto, noiose. quel genere cinema, eccetera. Non di alta fascia, Ah, ma di peccato. fascia media comunque. Sì. Ok. Tu di solito cosa fai per divertirti? Leggo. Ho detto per divertirti. Esatto. Vediamo un po', karaoke. Tu non hai problemi col karaoke, vero? Beh, non ho proprio una voce da canto, onestamente, però. Tranquillo, tranquillo, neanche io, so soltanto ululare alla luna. Sarà divertente, dai. Ha già accettato di venire in giro con te, quindi si lascia trascinare dovunque a questo punto. L'ha intrappolato per oggi. Va bene, basta, vuoi fare qualcosa tu, continuo io. Per me è Questa uguale. scena. Vogliamo riprendere, quindi anch'io vado in città. Prima della giornata dopo, quindi dell'andare in città, io vorrei fare però una veloce ricerca sul web, perché devo contattare il tizio per dire contatto, boh, il tizio che si chiamerà amante delle piante XXX spaccaculi 95. Mi sembra abbastanza un nome comune per Reddit. E gli dico se domani è disponibile per incontrarci. Ok, ti conferma nessun problema. Insomma, non c'è un cazzo da fare nella vita, gli piacciono le piante. E già che ci sono, vorrei fare un attimo Dice che te li un. tiene da parte. Ok. Quanti acquirenti avrà sto poveraccio. Vorrei fare una ricerca sul web su quali sono gli articoli più visti nella settimana. Magari facendo anche in particolare attenzione agli articoli sugli omicidi che immagino siano molto trending. Ok, vuoi Di guardarne che una cosa. lista? Sì, perché in questi giorni, sei sul serio? Fallimento guardare in abisso. Non posso usare un più su qualcosa. Non ho qualcosa che mi dà un più. Cos'è che stavi cercando? Gli omicidi, dicevi? Più informazioni sul serial killer. Però non ho niente che mi dia bonus No. per cercare il kill. Sapevo che dovevo alzarmi ancora di più oscuro. Però faccio esperienza. E questa è davvero la sessione dell'esperienza. Che Ok. tristezza. Victor. Cerchi qualche cosa riguardo sull'intranet. Notizia. Non trovi niente, allora provi ad utilizzare le tue particolari capacità per inserirti nella zona più profonda dell'intranet. E una volta lì, cercando quando cerchi effettivamente death kiss come parola chiave, diciamo, vieni come inondato di immagini, suoni e informazioni, come se stessi subendo un attacco di spam, in un certo senso. Ok. Alla fine di tutto questo, all'interno della tua mente si ripulisce tutto, ma rimane l'immagine fissa di un biglietto da visita che finora ho detto sempre calling card all'inglese perché sono quel genere di bastardo che si ricorda più la versione inglese delle parole che la versione italiana, di una carta bianca con l'impronta di un bacio in rossetto nero. Ok.
Oh, santo cielo. Sai anche che questa cosa non è successa per caso. È successa esattamente quando hai provato a cercare Deathkiss. Un qualche Esatto. sistema difensivo ti ha attaccato immediatamente. Ok. Considero molto importante il far partire una diagnostica di sistema per vedere se allegato a questa immagine c'è qualche sorta di virus o roba del genere. Quindi avverto subito i tecnici di far partire una diagnostica con attenzione importante sull'immagine che mi è arrivata allegata e vado a dormire. Ti svegli il mattino dopo con il report di quello che è successo. Una cosa però ti chiedo, durante la notte provi a sognare? Allora, non è che provo a sognare. L'ultima volta È è successo e accaduto basta. senza che Sì, io lo esatto. volessi. Quindi sto più attento alla parte della giornata che ho passato insieme a Gwen per vedere se l'evento si ripete. Non si ripete per questa volta. Ok. Come dicevo, il mattino dopo trovi il report di quello che hanno trovato. Effettivamente hanno trovato e rimosso, per fortuna, un tracker che ti era stato impiantato. Qualcuno sapeva della tua ricerca e ti ha contraccambiato piantandoti qualcosa all'interno del tuo codice. Per tua fortuna tu sei un androide incredibilmente avanzato e non un semplice gizmo, altrimenti la cosa sarebbe rimasta lì molto più a lungo. Però di sicuro sai che qualcuno si è preso il tuo numero di targa, tra virgolette, non sa che sei te ovviamente o altre cose, però qualcuno sa che qualcuno ha cercato quel genere di informazioni su questo serial killer ed è qualcuno che proviene dalla parte profonda dell'intranet. Quindi probabilmente qualcuno di non proprio. Immagino che il team di scienziati indagherà più a fondo su sta cosa. Sicuramente avranno comunicato la cosa per vedere cose, però tecnicamente è stata colpa tua. Quindi trovi una nota che dice: per favore, trattieniti dal fare certe cose di nuovo in futuro. Ok, in realtà non mi sono state date molte restrizioni. Anzi, che io sappia, non mi è stata data quasi nessuna restrizione. È interessante che me ne abbiano dato per la prima volta qualcosa. Sì, diciamo che non si aspettavano che una delle prime cose che avresti fatto sarebbe stato cercare di entrare nella parte più oscura della colonia dal punto di vista informatico. Beh, io non gli ho detto come ho ottenuto quell'informazione, gli ho detto soltanto Non ce n'è che stato bisogno, hanno lo trovato un po' di so. casino e l'hanno risolto. Altra cosa, hanno tenuto la modifica al codice, ti dicono che non c'è niente di preoccupante, ma che anzi. Trovi una nota del dottor Wu che dice: uno dei successi più ben voluti dell'intelligenza artificiale è la capacità del codice di evolvere per conto proprio. Adesso che io sono avanzato di livello e quindi prendo un più una caratteristica, si può convertire come un altro cambio di codice per ottimizzare le prestazioni del mio sistema operativo in modo tale che possa overclockare ancora di più il mio processore, roba del genere, per il fatto che adesso sono ancora più empatico perché adesso ce l'ho su caldo, per Allora, esempio. sì, tu hai messo il piumino su caldo, giusto? Sì. Io lo vedo più un come il tuo codice si è evoluto, tu sei un po' più simile a un essere umano in questo momento rispetto a prima. Comunque considero entrambe le note lasciate dal dottor Wu come qualcosa di positivo, cioè come qualcosa di tipo un genitore che si preoccupa di un figlio, quindi gli dice non fare quelle cose che sono pericolose. Quella nota non era da parte sua, l'unica nota che ti ha lasciato è sul Fa tuo niente, le interpreto evoluzione. in maniera positiva da parte del team di scienziati che mi ha creato. Ho un buon sentimento nei confronti del mio creatore.
Vai in giro con Gwen, comunque, dicevamo. Bene, tornate nella zona al neon del sottocittà, dove ci sono varie luci che attirano l'attenzione. Ripassate anche casualmente davanti al pub dove eravate state. 5 vie più in fondo ci dovrebbe essere un'edicola, se non sbaglio. Dall'edicola a destra e dovrebbe essere la quinta porta. No, la quinta palazzina dopo l'edicola. Terzo piano. Suonate al campanello, vi fa entrare tutto il resto. Ok. Bene, è un Già fatto tutto. piacere. Questo era quello che avevi chiesto, giusto? Sì, questi sono i semi, giusto? Ci sono tutte le piante che avevo richiesto? Sì, questi in particolare, i semi non sono pericolosi, ma ovviamente quando la pianta produrrà i suoi frutti sarebbe meglio fare un po' più attenzione, visto Non che... ti preoccupare, visto che questi semi in realtà non dovrebbero essere coltivati così come se niente fosse, mi raccomando, il segreto professionale. No, non è E illegale o niente, è illegale nel momento in cui li usi per uccidere qualcuno. tu non hai visto niente, ti sto pagando in nero giusto per non fare sapere nulla a nessuno, ok? Ti indica tutto il resto di piante nel suo appartamento. È il mio lavoro questo, non c'è nulla di illegale. Sto scherzando, volevo farlo sembrare un pochettino più shady del previsto. Sto comprando delle piante, è noioso se no. Guarda la persona con cui sei. Ah, certo. Bene, ecco, quindi mi raccomando, però niente scontrino, perché ovviamente non vogliamo che sia tracciabile. Mandamelo sul mio conto segreto di intranet. Ce li ho in contanti. Ancora meglio, non possono essere tracciati i contanti. Infatti, t'ho tieni. Erano 120 crediti, giusto? Sembra un po' tanto, in realtà. Erano 20 Non so. crediti. Sì, Immagino che siano dei semi molto rari se sono venuto addirittura fino alla parte bassa della città per comprarli. no, la parte bassa della città continua a dire non sono i bassi fondi per la Sì, maggior parte, ok. è Vabbè, semplicemente. ma comunque siamo in una stazione nello spazio e tutto, cioè immagino che avere dei semi magari rari, Ok, sì, è un po' tipo figurati. in Waterworld, che i pezzi Ok. di terra sono tanto rari. Vabbè, Sì, ma appunto ti sta vendendo semi, non la terra, quella è un'altra cosa. 60 crediti, top. Yes, ok, C'è come l'inflazione. vuoi. Buona giornata allora. Beh, come dicevo, non mi è sembrato molto un problema. No, anch'io. È strano. Di solito le persone che incontri su Reddit sono molto più inquietanti del previsto. Beh, era il sito di un hobby, era normale che fosse qualcuno appassionato di quell'hobby, alla No, fine. era la subreddit di una pagina di fan di piante. Sul subreddit si può trovare di tutto. Tipo quella volta che ho cercato sul subreddit. I fan di blu e adesso sono successe cose. Niente, lasciamo perdere. Magari salterà fuori più avanti in futuro questa storia. Beh, è stata una giornata molto più veloce del previsto alla fine. Sì, già. Ti va di andare a prenderci qualcosa e parlare un attimo, magari? Va bene, visto che tenevo anch'io conto di spendere più tempo in questa cosa. Ho tutto il pomeriggio libero in realtà. Mi ero tenuto il pomeriggio intero libero per Vi sta cazzo di sedete pianta. nell'equivalente fantascientifico di uno Starbucks? Si chiama ancora Starbucks. Probabile. Però c'è una stella. Star. È la stella cinerea del resto, la colonia. Quindi, siamo tutto a posto alla fine. Sì. No, perché mi hai chiesto di accompagnarti a questa cosa, ma era soltanto un tizio che ti ha venduto semi delle piante, quindi non so, magari. Ti giuro che credevo che fosse
molto più movimentata, diciamo, l'acquisto. Ok. Però devo ammettere che è stato piacevole comunque passare un po' di tempo con te. Forse le cose sono effettivamente un po' imbarazzanti dopo la festa e tutto. Già, ancora Più non. che altro non sono ben sicuro di quale sia quindi la relazione che c'è tra di noi. Ed sì, era anche un po'. Era anche un po' la questione, insomma. Non è che non stavo cercando di usarti e basta, era quello che volevo mettere in chiaro, però non era neanche qualcosa di più specifico e ho anche un sacco di sensi di colpa a riguardo e volevo essere sicura. Beh, non c'è bisogno di farsi troppi sensi di colpa, cioè non è che mai sparato, mai abbiamo fatto del sesso orale. No, in realtà neanche quello. Ah, è vero, non abbiamo fatto del sesso, cioè, mai fatto una sega, cioè non è che mai sparato, non c'è bisogno di farsi sensi di colpa. Più che altro ero curioso, cioè ero più perplesso che curioso del sapere che significava qualcosa. Non significa niente di sentimentale, però, come dire, non è che, come ho detto, non voglio neanche cercare di fare una cosa a usa e getta soltanto per, quindi. E bevevo un altro Sinceramente, sorso. mi è un po' difficile da capire benissimo di che cosa stai parlando, se non vuoi che sia una cosa usa e getta, però al contempo non vuoi che sia romantica, quindi non so bene qual è il termine per definire questa cosa, una specie di... Mio Dio. Come si dice in italiano? Fuck friends, cioè... Sì, Gli sarebbe amici che vanno a scopamici. letto, Sì. scopamici, tipo Sì, si è chiama in quello. italiano. Stavi cercando qualcosa di questo tipo? No, è questo il punto, non lo stavo cercando, però è successo comunque, quindi ti ho detto no come il mio problema e. Non così tanto. Ok. Aspetta un attimo, va a pagare. Ti prende per mano e dice: vieni con me. Ok. Spostiamoci un attimo a Emmy invece. Quindi, in un altro tempo, in un'altra dimensione, tu e Alex siete andati al karaoke. Sì, sono andati al karaoke, Yes. abbiamo cantato Tu e. hai cantato, lui ha fatto. La 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 Sì, la 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 la
Vediamo un po' cos'altro si può fare. Sei proprio sicuro di non voler sapere dove è morto il nostro professore? Assolutamente sì, per l'amor del cielo. Ah. Immagino che non ci sia nient'altro da fare. Non c'è l'emoji del professore morto, che peccato. Lasciamo stare. Ah, peccato. Quindi, tu non hai mai avuto modo di parlare con Archia? No, non ne ho mai avuto motivo. Che cosa strana. Vabbè, mi sa che mi toccherà andare da solo la prossima volta a investigare. Però non dirlo a nessuno, specialmente i miei genitori, se no ti Ok, arrabbierebbe. non li conosco neanche, quindi non Oh. penso che ci sia il problema. Tanto meglio. Devo smettere di giocare con le cose che ho sulla scrivania, faccio solo casino. Bene,
A questo punto Si sente se faccio che cingolo? No. se voglio fare un tiro di fortuna lo oscuro per sapere cose sul professore morto, se quella presenza si è accorta che io sono qua, stesso che io dall'altra volta. Ok. Beh, intanto hai trovato un ottimo modo per bruciarti un semi appuntamento con Alex, comunque, continuando a parlare di gente morta, eccetera. Ehi, c'è chi apprezza questo genere di conversazioni. Bene, 10. L'abisso ti mostra visione chiara e prendi uno prossimo. Ok. Che cos'è che stavi cercando? E te, professore morto. Ok, in che modo stai guardando l'abisso, però? E te, ciondolo, lo agito davanti. Mi prendo un attimo in disparte da Alex e gli dico dammi un secondo. Ah, questo praticamente immagino che avvenga in un altro momento direttamente, perché altrimenti diventa davvero una cosa che non riuscirei a guardare Alex, che viene totalmente ignorato perché tu stai andando in giro a fare cose a caso. Sì, mi pe Ok, quindi stai cercando di utilizzare un mezzo soprannaturale comunque, questo sì. che mi interessava sapere, perché sai com'è, puoi anche andare a cercare informazioni su internet e cose del genere. Intranet, scusa. Ok, che cosa stai cercando? Di nuovo? Professore Ma Sì, che cosa stai cercando? Un professore morto non mi dice niente, devi farmi una domanda. ok. Tizio che ha ammazzato il professore morto, mi sta osservando, è attivo in questo momento e cose del genere. Allora, Puoi fare una domanda su Reddit? vediamo un attimo. In questo momento non ti sta osservando. Qual era l'altra domanda? Se è qui in giro, è qui in giro, mi sta osservando, cose del Allora, non genere. ti sta No, quello lì osservando, è però Fitz. sì, è in giro perché agisce effettivamente alla cogna. Se non sbaglio, avevi chiesto tipo è attivo, una cosa del genere. Al momento Sì. non hai il sentore che ci sia un predatore in caccia, quindi al momento non sembra essere, non sembra stia seguendo qualcuno. Abbiamo già descritto Deathkiss come un predatore al pari di te che sei un lupo mannaro, però sembra che al momento non abbia una pista da seguire, non abbia una preda da cacciare e non ti sta osservando, di questo hai la certezza. Però Ok. è decisamente presente in quest'area. Allora, io torno da Alex e gli dico, ho delle buone notizie e delle cattivissime notizie. La buona notizia è che credo che la persona che ha ucciso il professore non ci stia cercando. La cattiva notizia è che rende tutto questo molto meno eccitante. Quindi sì, ok. Mi sa che è il caso di smetterla di cercarlo, alla fine non serve a niente. Sì, andare alla ricerca di un serial killer psicopatico non mi sembra una buona idea, considerando che non siamo studenti di sicurezza, cadetti di sicurezza. Però io conosco un cadetto di sicurezza. Sarà per la Conosci prossima ben volta. due? Due cadetti di sicurezza. Sarà per la prossima volta. Bene, allora continuiamo a divertirci, tanto C'è non del ci sono sede. divertimento qui. Hai parlato di cadaveri per 2 ore. No, sto scherzando, però. Scusa, sono Una curiosità, sì. Annie, io continuerò a farti Best primo notare. Sì, appuntamento. infatti, io Sì. continuerò a farti notare queste cose prima del fatto che tu hai la mossa senza amplificati, quindi diciamo che di passivamente ogni tanto ti farò notare qualcosa. Vedi Blu che si trova in zona, che esce da una gelateria con una borsa di plastica. Oh, E se ne va per la sua strada, eh. scomparendo nella folla.
insomma, sensi amplificati, che cos'è che era una mossa? Sì, è una mossa del lupo mannaro, che però Devo non andarmi a vedere. funziona in questo modo esattamente. Io lo dico così soltanto per Ah, aggiungere ok. qualche piccola scenetta in mezzo. Ah, però funziona su scuro. Io Sì. lancio spesso scuro, interessante, però non l'ho sensi amplificati di sicuro. Bene, qualcosa, vuoi fare qualcosa di ulteriore? Sono a casa con Alex. Non mi pare il caso di continuare questa cosa. Ok. Bene, parlando di tornare a casa, Victor. Tu sei tornato a casa con Alex? E Alex. te, la casa di Alex l'ho Ah, riaccompagnato. ok, che era lo stesso tizio di ieri. Oh, continua a dimenticarmi di quanto è importante Alex. Continua a dimenticare chi cacchio è. Tizio. Mai quanto Guani. Non Gwen, quanto Lloyd. Lloyd, sì. Gwyn. Lloyd lo confondo ancora di più. Mi piace Lloyd, è il mio personaggio di sfondo preferito che ho fatto parlare una volta. Ed è stata una volta di troppo. ci sarà Cosa ha un'altra occasione. fatto Lloyd durante il combattimento? Era a bordo del trasporto con Akira. E se non Akira, sbaglio avevo ok. detto che era morto, tra virgolette, nello schianto, ma poi mi sono reso conto che sarebbe più sensato retconnarlo e dirlo che è stata Gwen a sparargli e a sconfiggerlo. Ah, io mi ricordavo che invece fosse morto saltando giù dal treno, cioè dall'aereo. No, Akira è saltata fuori dall'abitacolo sparando in testa a Jasmine, che è il motivo per cui avete perso il vostro cecchino. Sì, ecco, quella lì è stata proprio una scena tirata con le corde. Che appunto nessuno l'ha vista in realtà, è stata Jasmine a dirvi che è così che è andata la cosa. Io non ci credo, io non ci credo, anche se ho visto la videocamera. E lo scontro, non ci credo. Immagino se ci fossero state telecamere dove Fitz è passato attraverso i muri, eccetera. Madò, davvero. Ma prima o poi Fitz verrà sgamato da qualcuno. Ok, Ma comunque. tra l'altro, hai già in mente più o meno che cosa farai fare a Fitz? In che senso? Oppure a Nicola? Ti ha già detto che cosa vuole fare un po'? Perché Nicola non deve. Non Nicola. Nicola, Fabio, Fabio. scusami. Sono abituato a parlare con Nic di Nicola. Fabio ha detto se poi recupererà la cosa a parte oppure no. No, non mi ha risposto. Ah, ok. Quindi Ciao Fabio. immagino che andremo direttamente alla prossima sessione. Rispondi a questo video. Sì. Quando? Dopo che è uscito il video. Dopo un mese. Anche Ok. tu. Bene. Vabbè, torniamo a Gwen. Yes. Gwen ti porta al suo di appartamento, non troppo dissimile in termini di posizione e disposizione rispetto a quello di Alex, perché potete immaginare che le cose siano molto, com'è che si dice? Standardizzate, uniforme. Standardizzate. Cercavo un'altra parola in realtà, però sì, l'idea è un sinonimo di quelle, È fatta quindi in blocco, tipo, tutte simili per massimizzare ob l'efficienza. o omogeneo, Omogenea. sì, omogeneo, forse. Comunque, ti fa entrare nel suo appartamento e ti fa vedere che in pratica la sua stanza è un po' un disastro. C'è roba un po' dovunque, ci sono fogli, ci sono vestiti, ci sono altre cose che è meglio non Ok. specificare in giro. E la sua scrivania è la parte peggiore di tutto, è estremamente incasinata, ci sono appunti dovunque. E ti spiega. Io vorrei specializzarmi in scienze. Ben per te, è un buon progetto, un buon lavoro. Che cosa esattamente ti piacerebbe
piace così tanto delle scienze da volerti specializzare? La matematica. Ah, sì. Sei sicuro di non voler fare ingegneria? Sono sicura. Ok. Preferisco le cose teoriche. La matematica che facciamo noi in effetti è molto divertente. Sì, matematica, fisica, quelle cose lì. Vedi che tra l'altro tira fuori anche un paio di occhiali e se li mette, però deve spostare i capelli perché altrimenti non riesce. Molto confortevole comunque la casa. Posso Sì, sedermi? certo, sposta, butta per terra quello che occupa il posto, non è un problema, non farti troppi complimenti. Il motivo per cui non posso ancora spostarmi nella specializzazione che voglio fare è un po' il problema che ti ho descritto. La mia concentrazione è dura quanto l'attenzione, che un uccellino potrebbe provare per certe cose. Ah, ok, capisco. Fai fatica a concentrarti. Sì, e la maggior parte delle volte è perché i miei pensieri shiftano su qualcosa di non proprio consono. Ah, ok, penso di aver capito che cosa intendi dire. Si chiama pubertà. No, sto scherzando, Ma non. ovviamente. Non hai tutti i torti, ma non è mai finita. Non ha mai smesso. Pensavo che Ah. avrebbe smesso, non ha mai smesso. In un senso, è proprio vero che a volte il sogno di qualcuno è l'incubo di qualcun altro. Scommetto che Zippo non si aspettava questo quando ha scritto la pelle della succube. No, tranquillo, puoi farci quello che vuoi. Adesso capisco un pochettino meglio la tua condizione. E se avrai bisogno ancora d'aiuto, fammi sapere. Come ho detto prima, non penso di essere quello che ci rimette in questa transizione, quindi ripeto Sei sicuro? di nuovo, non penso di essere quello che ci rimette da questa transizione. Anzi, l'ultima volta è andata anche abbastanza bene. Io penso tra me e me il fatto del codice, il codice mio che sta cambiando e che è stato visto positivamente di tutto. Quindi io la prendo come una cosa positiva, un cambiamento positivo. Sei seduto in questo momento? Sì, e le dico quindi tirando su caldo, se hai bisogno, fammi tranquillamente sapere, io sono sempre disponibile. Ok. A parte quando effettivamente non sono disponibile. Giusto perché non sto tirando da un po'. Ok. Non sto tirando da tantissimo e quasi tutti i tiri che ho fatto facevano schifo. Finalmente un Ok. bel 10 e dammi Prendi quel cazzo di un filo. filo su Oh. Gwen, che Gwen. Oh, finalmente un cazzo di filo. Tutta la sessione tra ho l'altro fatto solo fallimenti. non diciamo mai il suo nome perché è uno dei nomi che quasi mi pento di aver dato a un NPC. Lei si chiama Guanica Core. Guanica non suona così tanto bene come Gwen. Ma poi Esatto, che è il motivo per cui tutti la chiamano Gwen. Gwen mi ricorda Gwen di Ben 10. Era simpatica. Sì, ok. È l'unica persona che si chiama Gwen che conosco. Non è un cognome così comune. Però sono abbastanza sicuro che Gwen di Ben 10 fosse il diminutivo di Gwendolyn. Sì, qui no. Io non mi ricordo a chi penso quando dico Gwen, però non era lei quel personaggio a cui pensavo. Comunque, Gwen Stacy, perché sono entrambe Ah, è bionde, è vero. vero. È vero, Ok, è vero. È vero, sì. quindi filo e ok. Quindi tu sei seduto, abbiamo stabilito. Sì, Lei si sul letto, siede immagino. tipo un divanetto, in realtà. C'ha un divanetto in camera sua, sti cazzi. È un sì, è praticamente un No, di. no, non devi prendere la tua camera da letto come riferimento per le camere da letto No, nel mondo. non Le è. camere da letto nel mondo sono Ma il piccole, non fatto è sono che come la tua. non è un. È un monolocale in pratica. E ha un divano letto e ha il Allora non letto è un camera separato. da letto. Ok, va bene.
un mini appartamento. Se fossi nella mia testa capiresti che cosa intendo, però sì, è un po' incasinato. No, ho visto che penso che tu intenda tipo tua camera da No, letto, no, ma il fatto è non, che no, non quelli che così non grande. ci guardano da casa non sanno che la camera da letto di Penati è un monolocale, tranquillamente. No, sì, però non è quello che stavo pensando io in ogni caso. Comunque, dicevamo che lei si siede sui tè, però nella posizione in cui siete di fronte, no? Uno di fronte all'altro. Ok. Seduta a cavalcioni, tipo si dice, non Ah, sono sicuro. Ok. ok. Sì. E va per un bacio, effettivamente. Ok, ricambio quindi. In effetti avevo detto che ero disponibile tutto pomeriggio, quindi. Ma dopo che vi staccate, ti dà praticamente un buffetto sulla guancia e ti manda a casa. Penso che è meglio che tu, che adesso. Penso che sia meglio che tu adesso te ne vada. Non ho bisogno al momento, non ti preoccupare. Ma grazie. Ok, grazie a te invece per aver preso i semi e mi ha fatto piacere passare il pomeriggio insieme. Vabbè, ciao. Non so come chiudere la Ha storia. senso. E quindi torno a casa. Poi. Zippo, Emmy, Sì. vuoi fare Questa non qualcos'altro? penso che si attivi la mossa sessuale con No, un no, solo no, no. bacio. Non conta. In quella Allora. situazione non conta. In altre situazioni, tipo se ci fosse un personaggio asessuale, potrebbe anche contare, però. Allora, prima di tutto mi vorrei scusare con Alex perché sono stato distratto tutto il tempo e volevo veramente vedere la città, però stavo pensando ad Anchia, ad Achia e al fatto che il professore è morto. Immagino che parlare di omicidi non sia stata la cosa più saggia durante questo momento. Quindi, ti chiedo scusa. Questo avviene mentre siete al suo appartamento, come abbiamo Sì. stabilito. Vai, tirami caldo generale, sì, anche in questo caso ci può stare, secondo me, giusto per vedere come la prende questa cosa. 9. 9. Ok. Sei preoccupata, lo capisco, quindi non è un problema, non ti preoccupare. Se vuoi, posso provare a cercare io qualcosa. Se può aiutarti a placare i tuoi pensieri. Ok, io esplodo di gioia e dico, non posso urlare in questo momento, ti grazie mille. E gli do un bacio sulla fronte. Ok, d'accordo, ti farò sapere adesso. Ciao e ci vediamo prossimamente alla festa di Altas, giusto? Ci sarai? Giusto, c'è una festa. Sì, immagino che ci sarà. Ok, allora ti farò sapere lì. Sì, ti farò sapere lì. Pom! Per la seconda volta la porta dell'appartamento di Alex ti si chiude in faccia. Ah, cavoli, che disastro. Forse ho trascinato un'altra persona in un caso abbastanza difficile. Bene, e adesso dobbiamo parlare con Akia. Ok, vai a cercare Akira quindi. Sì, non vorrei fare un tiro, quindi vado direttamente all'Accademia. So già che lei non abita più a casa sua, perché casa sua fa schifo, da quello che mi ha detto. Cosa relativamente strana, non la trovi in accademia?
mio Dio. La borsa, la gelateria. Quella era blu. Quella era blu. La borsa. Che cosa sarà successo? Magari sto fantasticando. Provo a chiedere in giro se hanno visto Akira. Magari è nel simulatore di volo. No. Chiedendo un po' in giro, trovi qualcuno che effettivamente ti dice che l'hanno vista andare in città, quindi non troppo dissimile da dove ti trovavi te precedentemente. Cavoli. Non è che Akira è l'assassina. No, non ci voglio pensare. Non voglio andare a letto. E poi c'è Thomas. Ok, vado a parlare con Thomas di questa cosa qui. Ok, trovi Thomas quindi al solito posto. Ok, Thomas, devo parlare di una cosa abbastanza importante che non so quanto ti riguarda, ma tu sei una guardia e teoricamente potrebbe rientrare nelle tue capacità, quindi te lo dirò e basta. Aspetta un attimo, ragazzi. Comunque, Victor, tu posti quelle foto di Blu che mangia il gelato su Reddit? Ah, io ce l'ho quelle foto. Certo. Le postano nel subreddit di fan di Blu. L'Ice Kingdom, sì. Il Sì. regno della regina di ghiaccio. Logo come Ice Kingdom fan 1842 e Yes. mi posto quella foto e dico, oh, guardate oggi che cosa mi è successo. Sì, Ti ho incontrato. purtroppo ci sono anche commenti di miscredenti che commentano sul fatto che il gelato fior di latte sia basic as fuck e c'è la gente che subito gli dà un vota e dice è perché rappresenta la purezza. Vengono subito bannati fuori. Io Assolutamente sì. niente, io ho droppato la bomba e me ne sbatto il cazzo di quanto venga ripostato il tweet. La nostra Il post. regina è pura come la neve. Il fior di latte era l'unica cosa accettabile. Ragazzi, io tra poco devo andare. Sì, infatti stiamo per finire. Ok, parlavi con Thomas. Sì, visto che lui è una guardia, aspetta. Visto che lui è una guardia, volevo chiedergli, per quanto riguardava il caso del professore, se mi avrebbe accompagnato in città sicuramente per cercare Akia o per cercare indizi su quello che è successo, perché non voglio che Akia venga incolpata. D'accordo. Allora tagliamo subito al giorno dopo, dove Thomas ti accompagnerà in città e concludiamo la sessione con voi due che, tra virgolette, pedinate Akira e la vedete, la seguite mentre percorre una strada fino a raggiungere il sottocittà e raggiunge il quartiere a luci rosse e la vedete entrare in un bordello, praticamente. Ok. What the fuck? Che cazzo sta succedendo in questa In scuola? particolare, entra dalla porta d'ingresso salutando il buttafuori per nome. Vorrei specificare. Certo che i ricchi fanno cose strane. Bambini privilegiati. Akira è un ratto, ricordiamocelo. Ah, bambini privilegiati, ho detto. Ormai l'ho detto, quindi. Bene, e ci lasciamo qui per
per la prossima volta. Alla fine avete preso un punto esperienza ciascuno, tipo, Io ne ho giusto? presi due. Ah, ok. Due. Anch'io. Ho preso due e tre condizioni ho. Ho invadente, ho giocattolo e ho preoccupato. Puoi toglierti preoccupato, non ha più importanza. Bene, c'è. Invadente è diventato stalker, visto che ho seguito Blu ma non ci ho parlato. No, sto scherzando. Non l'ho stalkerizzata, l'ho solo salutata e me sono andato. Ero quasi tentato di andare a fare il passivo aggressivo con Blu, dirle, non sei venuta alla fine, eppure stai bene. E infatti era per questo che mi sembrava strano che te ne fossi andato e basta. Perché non volevo fare il passivo aggressivo, appunto, ho detto no, dai, resisto alla tentazione. La faccio la prossima volta quando la vedo. E dico, ah, a questa festa ci sei venuta. Tra l'altro, Scherzando. probabilmente per fare da segue alla prossima sessione, magari dico che Fitz stava stalkerando Thomas e Mariner, visto che Fitz è uno di quelli che sa di Thomas e Gwen, però lo sa, sa la cosa inquinata, cioè non sa che è Gwen che fa questa cosa con Thomas e non viceversa, perché soltanto Victor e Mariner sanno questa cosa tecnicamente. Le informazioni sono molto divise nel vostro gruppo. Sì, ognuno sa cose Yes. diverse. Victor sa effettivamente che il problema di Gwen. Emmy sa che Thomas la stava aiutando in qualche modo, però non iniziava a pesargli e Fitz ha soltanto visto la prima scena e basta. Volevo chiederti, se io prendessi più di una statua della Galatea, che dice, quando ti opponi a qualcuno che ti usa come un oggetto. Qui ci starebbe molto, effettivamente. Esatto. Però è quando ti opponi a qualcuno. Sì. Questa offesa. Finora Victor non ha ancora deciso di opporsi a fare il È sesso. vero. E non ho ancora ben capito qual è il rischio in realtà. Beh, Cioè, a meno che lei non abbia la mossa drenare, che forse ce l'ha, però. ricordati che beh, no, se te lo spiego probabilmente si perde buona parte del. Vabbè, si scoprirà, si Esatto. scoprirà. No, comunque ho visto che un po' di mosse della Galatea funzionerebbero abbastanza bene con il mio personaggio, anche tipo restauro. Perché sono entrambi costrutti. Eh sì. O tipo anche quando qualcuno ti utilizza contro la tua volontà. Tra l'altro è molto interessante perché se tu avessi dato un'altra risposta al pub, effettivamente la mossa della Galatea è il suo capolavoro, eccetera, dice dagli la condizione approfittatore e se le cose non fossero andate bene come sono andate, effettivamente Gwen avrebbe ottenuto la condizione approfittatrice, però non sapevo che ci fosse una mossa che la dava proprio per situazioni del genere. Però vedremo come si sviluppa poi la cosa effettivamente. No, io comunque devo pensare a che mosse prendere poi in futuro. Io continuo a consigliarti tela bianca. Eh sì, però è un più uno ogni volta che tolgo una condizione, cioè però è tipo tolgo due condizioni e sono due più uno, però devo ricevere una condizione per quello che secondo me ci stava bene con qualcosa che si attiva. Quando invece prendi una condizione? Il nuovo slime ha delle mosse che si attivano quando prendo una condizione. Penso che hai tolto quella la sua della È condizione. malleabile, l'avevo tolto, mi sa. Gli hai dato la cosa che tipo può spargere lo Però slime forse e potrei prendere il riciclo della biomassa. il Potrei togliere Bugiardo.
prendere invece quello lì della tela bianca e poi prendere magari un'altra mossa che si basa sulle condizioni. Che magari ne posso prendere una anche dalla. No, Galatea mi sa che non ne ha, che si basa sulle condizioni. C'era la Viverna che aveva qualcosa sulle condizioni, però era quando sfruttavi le condizioni altrui. Sì, tra l'altro il riciclo della biomassa è un cancella quella precedente, mettine una nuova e al prossimo giro puoi cancellare questa per prendere qualcos'altro e così. È un reset delle tue cose. Mi sono reso conto che non ci sono delle mosse che ti tolgono mosse che hai già. E quindi ho pensato, può essere interessante magari per giocatori come, beh, per esempio, a me è venuto in mente Anders ai tempi, che volevo essere un fatato, però senza la gimmick principale, in realtà, che era dei patti. Quindi ai tempi il riciclo della biomassa sarebbe stato utilissimo perché potevo togliere la cosa dei patti, o che ne so, un rider. Che però non vuole tenere una lista dei Infatti mi rancori. Sì, ricordo con Anders che alla fine, con l'avanzamento di stagione, hai letteralmente cambiato pelle per togliere quelle cose. Ok, dai, io direi di lasciarci qua così potete sì. andare tranquillamente, eccetera. Il video è finito tanto. L'hai già. Sì, No, non ancora. Adesso ah, ok. salutate, ciao ciao e via. Ciao. Oh, ciao.